Adesso andiamo avanti con un altro intervento che riguarderà anche un po' quella che è la retorica dei cervelli in fuga. Noi ci siamo confrontati prima e abbiamo detto: siamo stanchi di quelle persone che dicono che non dobbiamo andare all'estero. Noi dobbiamo avere la possibilità di conoscere, vivere nuove esperienze. Il problema vero nasce quando il governo del paese non ti dà la possibilità di ritornare qua e di far sì che quelle esperienze le metta a disposizione della comunità del tuo paese. Grazie al Jobs Act ci è riuscito Ludovico, che è un ragazzo di 33 anni che dopo 10 anni passati a Londra è arrivato in Italia con il Jobs Act, è uno dei più grandi manager italiani. Vieni Ludovico. Ciao Ludovico. Guarda che sono un po' alto io. Grazie. Buongiorno. Allora, mi chiamo Ludovico, come ha detto Bernard. Grazie Bernard. E intanto ho 33 anni e non ho mai parlato davanti a così tante persone, quindi abbiate pazienza, ma dovrò usare un po' la carta per aiutarmi. Sono qui oggi perché mi sento di dover fare la mia parte per l'Italia. Mi hanno chiesto di parlarvi di lavoro o di Jobs Act. Io invece vi voglio parlare di fiducia. Sono tornato in Italia a settembre del 2016, dopo più di 10 anni a Londra. L'Italia per me era un sogno nel cassetto, bello certo, ma mai veramente reale, perché sono un pragmatico. L'Italia è certamente un paese meraviglioso, con una ricchezza culturale che fa invidia al resto del mondo. Basta pensare che proprio qui siamo nella culla del Rinascimento, ma noi tutti sappiamo quanto sia difficile avere una vita professionale stabile e gratificante nel nostro paese. Se poi uno aggiunge che si è giovani, beh, allora sappiamo perché si trattava di un sogno del cassetto. Evviva la fiducia, mi viene da pensare. Nel 2016 sono stato approcciato dall'azienda per la quale lavoro tuttora. Questa azienda viveva un momento di grande coraggio, sicurezza in se stessa e nella propria crescita. Da dove veniva tutto ciò? Dalla fiducia. Il Jobs Act ha dato loro il via libera ad un incremento del numero di assunzioni a tempo indeterminato. Questa riforma, in sostanza, aveva spianato la strada. Per me è più appropriato dire che aveva reso possibile il sogno che era chiuso in un cassetto. Ma perché? È semplice. La risposta per me sta sempre nella fiducia. Il Jobs Act non solo ha semplificato le cose. Dove lavorare non necessita più di essere un avvocato per sapersi districare in tutte le normative. E aveva chiarito di molto le regole, sia per i tempi determinati che per i tempi indeterminati. I costi per il datore di lavoro si sono finalmente allineati al resto dell'Europa. Tutto questo ha creato fiducia. Fiducia in un sistema che di conseguenza ha permesso il mio rientro. La legge 96 del 2018, che hanno provato a chiamare decreto dignità, ma solo per propaganda, ha invece fatto l'opposto, ha distrutto la fiducia. Non parlo di cose teoriche, vi racconto la mia realtà quotidiana. Io lavoro per un'azienda dove adesso gestisco 50 punti vendita. Siamo più di 430 colleghi. Io a 33 anni sono diventato il datore di lavoro e in quanto datore di lavoro devo prendere delle decisioni che possono essere difficili. In primis, il modo impacciato con il quale questo decreto è stato annunciato in vigore immediatamente ha fatto sì che non solo ho dovuto bloccare le assunzioni perché non sapevo bene cosa implicasse, ma inoltre mi ha implicitamente costretto a non poter più rinnovare contratti, poiché nessuno sapeva cosa stava succedendo. Anche per questa storia delle causali, che ci riporta sul tema degli innumerevoli contenziosi sul lavoro. Poi, dopo non poche fatiche e con molti cambi, quando si è fatta chiarezza su questa legge, beh, allora le cose sono diventate ancora più serie. Vi condivido il mio dilemma quotidiano. Mi hanno stretto i contratti a termine, ok? Mi è diventato molto più alto il rischio di un'eventuale interruzione di un rapporto di lavoro. Vediamo anche la recente Cassazione. I consumi hanno iniziato ad andare in calo. Cosa mi rimane da fare in quanto datore di lavoro? Rischio e rimaniamo tutti a casa o devo prendere delle decisioni difficili? Io oggi ho meno fiducia sul futuro e quindi, mio malgrado, sto aumentando il ricambio nei negozi. Invece di più stabilità, sto dando instabilità.
e spesso lo faccio a gente della mia età, con i miei problemi, compagni che hanno condiviso le mie fatiche, perché non ho scelta, non ho scelta. Dov'è il futuro in questo per noi giovani? Lo voglio ripetere, perché per me levare la stabilità a noi giovani vuol dire levare il futuro al nostro paese. È venuta a mancare la semplicità? È venuta a mancare la semplicità, è venuta a mancare la chiarezza e sono venuti a mancare anche i costi certi che poteva comportare l'interruzione, seppur mai una cosa felice, di un rapporto di lavoro. Come si può gestire un'impresa in questo modo? Tutto questo ha fatto sì che ovviamente è venuta a mancare la fiducia, e se manca la fiducia manca anche la stabilità per noi giovani, ma soprattutto non c'è futuro. Gong. Dov'è la dignità in questo decreto? Alcuni di noi, ahimè, si stanno abituando a questi passi falsi, a questo modo di agire goffo, leggi che vengono scritte prima di essere pensate e poi devono essere modificate, o ancor peggio, rinnegate. Si invoca la manina del complotto, si dà la colpa a terzi, non ci si guarda mai nello specchio. Io non mi posso abituare a questo, perché non fa che far crollare ulteriormente la mia fiducia in questo governo. E come io non mi voglio adattare, spero non lo facciate neanche voi. Voglio credere di nuovo in quest'Italia perché altri come me possano avere opportunità e un futuro. Viva la fiducia. Grazie. Bravissimo Ludovico, bocca al lupo di cuore da parte nostra.